Ciao a tutti, è un piacere essere qui con voi. Per chi non mi conosce, il mio nome è Rossella Pani e in questo video faremo una lettura angelica, va bene, che parte da lunedì 27 giugno a lunedì 4 luglio 2022. Utilizzeremo tre mazzi di carte e farò tre gruppi, cioè tre letture diverse, gruppo A, gruppo B, gruppo C. Vi chiedo gentilmente, mentre farò la preghiera di protezione, di chiedere al vostro sacro cuore, alla vostra anima, ai vostri angeli, di aiutarvi a capire qual è il gruppo per voi. Seguite il vostro istinto, la vostra sensazione. Potreste anche scegliere due gruppi, non solo un gruppo, ma anche due gruppi, va bene? Ok? Fidatevi del vostro sentire. Bene, utilizzeremo tre mazzi di carte. Abbiamo le carte degli angeli, abbiamo le carte di soul coaching e le carte degli unicorni. E naturalmente ci connetteremo con le frequenze dell'arcangelo Michele, di tutti gli angeli, della coscienza dell'arcangelo Michele. Invoco la divina presenza di Dio Dea onnipotente, padre e madre, i miei angeli custodi, il mio sé superiore, gli angeli custodi e il sé superiore di tutte le anime che con tanto amore mi seguono. Invoco te, Arcangelo Michele, invoco il Maestro Gesù, Maria Regina Celeste, e con amore vero, puro e sincero, vi chiedo di purificare la nostra energia, le nostre intenzioni, parole ed azioni, e di elevare le nostre energie, vibrazioni e frequenze, e di aiutarci a sintonizzarci nella frequenza dell'amore più puro ed incondizionato. Arcangelo Michele, ti chiedo di creare uno scudo di protezione impenetrabile all'oscurità, dove possa entrare solo la luce, l'amore più puro e vero di Dio Dea onnipotente, padre e madre, chiedo massima protezione, guida e assistenza. Grazie, caro Dio, grazie Arcangelo Michele, grazie al Maestro Gesù, grazie Maria Regina Celeste, grazie a tutti gli angeli e a tutti gli esseri di luce e di amore puro che stanno partecipando in questa lettura angelica. E così è. Allora, iniziamo a scegliere la prima carta del gruppo A. È uscita spontaneamente famiglia. Ok, vediamo il gruppo B. Progetto creativo. Gruppo C. Assertività. Bene, interessante questa lettura. Vediamo un po' con le carte del soul coaching, cosa ci vuole dire l'arcangelo Michele, cosa vogliono dirvi i vostri angeli? Creare un santuario, un luogo sacro. Essenza divina, bellissimo. Fiore di loto, sta anche a indicare il risveglio. Focus. Ok, andiamo a vedere l'ultimo mazzo. Sono un po' grandi queste carte. Ecco qua, uscita la prima carta. Rinascita. Molto interessante. Gruppo B. Compassione. Oggi stanno uscendo veramente rabbia, ok? Esprimi la tua rabbia, poi andiamo a vedere cosa intende nello specifico, perché comunque ha a che vedere anche con la trasmutazione della rabbia, però accettazione in questo senso. Allora, prima carta, primo gruppo, gruppo A, la famiglia. La famiglia è fondamentale per te.
La tua famiglia ha bisogno di te. Qualche membro della tua famiglia in questo momento richiede maggiore attenzione. Forse c'è bisogno di più presenza da parte tua. Forse stai trascurando la tua famiglia. Potrebbe essere anche un discorso legato al partner di vita, al marito, alla moglie o ai propri figli. Magari sei troppo presa dalle tue cose, troppo preso dalle tue cose. Ecco che l'Arcangelo Michele ti sta invitando a, come dire, a trascorrere del tempo con i tuoi cari perché i tuoi cari hanno bisogno di te, va bene? Circondati delle persone che ami, loro hanno bisogno di te, tu hai bisogno di loro. Magari esci, fai una gita, organizza una cena fuori, organizza del tempo da trascorrere insieme, una gita al mare, una gita in montagna. Non trascurare questo messaggio dell'Arcangelo Michele perché i tuoi familiari in questo momento sono necessari per te, per la tua guarigione, per la tua, per il tuo benessere, e soprattutto, loro hanno bisogno di te. È un interscambio di luce, di amore, di guarigione, e di benessere reciproco, va bene? Sei guidato dal divino, ok, a creare un santuario, un luogo, uno spazio sacro nella tua stanza, in una camera, magari che hai libera, puoi creare un piccolo altarino dove puoi mettere dei fiori, una candela, la foto, ad esempio anche una statuina dell'Arcangelo Michele, dei tuoi angeli, mettere un incenso, cioè creare uno spazio sacro, armonico e protetto, potrebbe essere anche la tua casa, va bene? Cioè anche armonizzare l'energia della tua casa. L'Arcangelo Michele ti sta invitando alla protezione psichica, proteggere l'energia della tua casa. Potresti eventualmente prendere in considerazione di recitare ogni giorno la preghiera di protezione della casa e degli ambienti, in quanto è molto importante avere, soprattutto se passi la maggior parte del tuo tempo in casa o se ricevi degli ospiti in casa, o comunque ogni giorno la purificazione del tuo ambiente, dell'ambiente in cui vivi, anche del luogo in cui lavori, è fondamentale per, creare uno spazio sacro, armonico e protetto. Questo ti consentirà di vivere al meglio, di sentirti nel tuo pieno potere, di sentirti più centrato e più centrata. Ok? È un momento di rinascita per te. Devi apprezzare questo momento di cambiamento. Un ciclo vecchio si è chiuso, un nuovo ciclo si sta aprendo davanti a te. Apriti a ricevere abbondanza infinita, gioia infinita, nuove conoscenze, nuove opportunità, più comunicazione con gli altri. Una nuova energia sta arrivando a te. È veramente un'energia potente, un'energia di rinascita, va bene? Anche per te che sei nel percorso del risveglio spirituale, adesso tu hai superato tutte le sfide del passato, datti una pacca sulla spalla perché sei grande, perché hai veramente fatto tanto e ora è venuto il momento di rinascere da te stesso e da te stessa perché nuove energie, novità, novità alle porte, va bene? Assolutamente i tuoi sogni si stanno manifestando in concreto nel piano della materia e per chi ancora non è in questo livello, l'invito è quello di creare una nuova realtà, va bene? Esci un po' dal caos e approfitta di questa energia che ti sta portando delle novità, delle cose nuove, positive per te. Quindi purificati, crea uno spazio sacro, trascorri del tempo con i tuoi cari, perché questa ondata di energia è positiva per te, va bene? Ok, gruppo B. C'è un progetto creativo per il quale tu hai intenzione, hai un progetto dentro di te o hai già avviato l'energia per
creare una nuova realtà, per creare questo progetto. Questo progetto creativo arriva dall'anima, dalla tua vera intuizione, dal tuo sesto senso. Ascolta il tuo sentire, perché assolutamente questo è un disegno divino che ti è stato mandato. Sei nella direzione giusta, la tua espressione creativa ti fa sentire vivo, viva ed eccitato, ok? Assolutamente metti passione in tutto ciò che fai, sei veramente connesso, connessa con la tua vera essenza, con la tua anima ti sta parlando e ti sta dicendo che assolutamente c'è una rinascita per te, c'è qualcosa di molto grande che ti aspetta. Lascia andare il passato, lascia andare le persone che non comprendono, perdona e impara, perdona te stesso, non hai fatto niente di male, perdona te stessa, perdona gli altri, perdona il passato, trasforma le energie in compassione, in guarigione, in una frequenza più elevata, perché tutto andrà bene nella tua bellissima vita. Un modo per chiudere definitivamente col passato è proprio lasciare andare col processo del perdono, perché veramente il tuo cuore ti sta guidando in una nuova direzione e tutto è sincronico e perfetto per te e tutto si aprirà dinanzi a te e gli angeli ti porteranno i risultati per cui tanto hai pregato, per cui tanto stai pregando. Abbi fede e fiducia, le tempistiche sono divine, ma l'energia è già pronta per manifestare i tuoi sogni nella realtà. Ok, bene, questa è una lettura un po' particolare. Si parla di assertività. Ci sono delle persone che si stanno un po' approfittando della tua bontà, del tuo essere luce, della tua generosità. Non permettere a niente, a nessuno di fare questo. Sii assertiva. Assertiva non vuol dire arrabbiata. Infatti qua c'è della rabbia dentro di te che deve essere guarita, deve essere portata alla luce, perché una persona che reprime la rabbia si può ammalare e poi esploderesti come un vulcano. No, trasmuta la rabbia in perdono, in compassione, prega di più. Fai un lavoro di purificazione, di guarigione, ma le persone che ti stanno dando un po' dei problemi, delle persone che ti stanno magari rimandando, 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 ci vuole una chiusura, ci vuole assertività, ci vuole il coraggio di fermare le persone che stanno a qualche livello rubando la tua energia. È un discorso di amore. Essere assertivi serve per fissare dei confini tra te e le altre persone. Le altre persone non devono mancarti di rispetto, va bene? Non vuol dire arrabbiarsi, vuol dire essere veritieri, dire sempre la verità. E tu sei invitato, invitata in questo momento ad agire, a parlare, a farti rispettare in una certa situazione. O è richiesta da parte tua, se devi prendere delle iniziative importanti, agire, essere determinato e avere il coraggio di parlare laddove è necessario, ok? Assolutamente l'invito è ad agire, all'azione, assolutamente. Focalizzati nella direzione dei tuoi obiettivi, non fermarti adesso. Adesso sei invitata, sei invitato ad agire, sei invitato a focalizzarti, sei invitato a lasciare andare tutte le cose superficiali che ti stanno distraendo, che ti stanno impedendo di fare quello che sei venuta a fare, ok? Quindi assolutamente dirigi tutti i tuoi pensieri, tutte le tue emozioni e tutte le tue azioni nella direzione del sogno, del tuo obiettivo e del tuo traguardo, perché grandi cose stanno arrivando anche per te, ma è fondamentale accettare che in questo momento una situazione non è giusta per te, quindi devi assolutamente intervenire, non con rabbia, ma con assertività. L'assertività è un'ottava superiore. Ricordiamocele sempre: dire la verità con forza, chiedere aiuto, guida e assistenza all'Arcangelo Michele per aiutarti a purificare i tuoi
pensieri, le tue intenzioni, opere, parole ed azioni. E l'Arcangelo Michele sarà ben felice di intervenire nella tua vita. Chiedi all'Arcangelo Michele: Michele, ti prego, parla per me. Suggeriscimi le parole giuste da dire, aiutami a trasmettere l'energia giusta. Non voglio danneggiare nessuno, voglio rispetto, voglio essere nel mio pieno potere. Ok? Quando le intenzioni sono pure d'amore, l'Arcangelo Michele, l'intera coscienza angelica, ti aiuterà in questo tuo traguardo, in questo tuo goal, in questo tuo obiettivo. Io spero che questa lettura sia di aiuto per voi per questa settimana. Volevo salutarvi, ma prima volevo ricordarvi che mi occupo di facilitare le letture angeliche con l'utilizzo delle carte, ma anche come connessione diretta con l'Arcangelo Michele, ossia ricevere i messaggi direttamente dall'Arcangelo Michele per voi, per aiutarvi a prendere delle decisioni, a fare chiarezza in una certa situazione. Ok? Mi occupo di facilitare anche le guarigioni a distanza con le nuove frequenze di luce. Non è altro che un riequilibrio energetico che agisce a livello fisico, mentale, emozionale, spirituale, laddove hai bisogno e laddove è più giusto per te e per il tuo massimo bene. Mi occupo anche di facilitare, come col coaching spirituale, Logos Healing. Logos Healing è una modalità molto potente che si avvale del potere della parola e aiuta la persona a recuperare la propria energia, a riportarla nel posto più giusto in te stesso, in te stessa, per recuperare il tuo potere e per lasciare andare tutto ciò che non serve il tuo massimo bene. Quindi lasciare andare pensieri negativi, emozioni negative, credenze negative limitate, tanti traumi, blocchi, tutto ciò che ti sta trattenendo dall'agire, magari dall'essere nel tuo pieno potere, ok? È un lavoro di purificazione del canale e aiuta a riconnetterti con la tua anima, con la tua voce interiore, con il tuo pieno potere personale e spirituale, ok? Volevo ricordarvi che la nuova classe, per quanto riguarda il percorso di coaching con le nuove frequenze di luce, della durata di 9 settimane su Zoom, è una classe meravigliosa, è un lavoro straordinario dove imparerai a connetterti con le frequenze di luce, imparerai anche Logos Healing, riceverai anche da me 3 sessioni di guarigione, quindi un percorso completo. Per maggiori informazioni non esitate a contattarmi. La classe inizierà esattamente martedì 19 luglio alle 20:30. Quindi, se sei interessato, se sei interessata, se la tua chiamata è questa, non esitare a contattarmi. Per chi invece vuole vivere l'esperienza dal vivo, il seminario dal vivo di guarigione con le nuove frequenze di luce partirà nel weekend del 29-30 ottobre 2022 e per chi non si accontenta di 2 giorni può decidere anche di partecipare al seminario di connessione al sé superiore, ricevere la tua connessione al sé superiore in questi 4 giorni e imparare a facilitare non solo le guarigioni ma anche la connessione al sé. E questo sarà lunedì 31 ottobre e scusa, martedì 1 novembre 2022, 4 giorni di luce e di amore dal vivo in presenza con me e con altre anime meravigliose che vogliono fare lo stesso identico percorso. Il seminario dal vivo sarà a San Donato Milanese in provincia di Milano. Puoi guardare qui giù il link con la locandina e tutti i dettagli e puoi contattarmi per maggiori informazioni. Bene, io sono felice di avervi parlato anche dei miei servizi. Vi saluto e ci sentiamo nel prossimo video. Un bacione, a presto. Ciao ciao.